5. Quindi vi invito ad andare a esplorare il sito di Eurodesk e i siti correlati che magari vi fanno venire qualche idea, vi fanno desiderare di andare anche fuori dalla Sardegna. Ditemi che cosa serve. La Costanza, chi lo dice Costanza? Come ti chiami? Gabriele. Allora, Gabriele, tu indichi la Costanza, che ovviamente c'è. Io l'ho chiamata con un altro termine. Poi ditemi che cos'altro c'è. La passione c'è. Ora avete individuato 3 dei 4 elementi fondamentali che sono alla base di un risultato eccellente, ma ne manca uno, che per certi aspetti è il più importante. Quale sarà? Se io voglio fare una torta, so che magari serve la farina, lo zucchero, il latte e quant'altro, ma se sbaglio il mix o la quantità di questi elementi, la torta non viene fuori. La strategia non è altro che una sequenza ordinata di componenti dosati in un certo modo. Al di là dei 4 elementi fondamentali che producono un ottimo risultato, questi studenti si differenziavano da tutti gli altri soprattutto per 2 aspetti. Che cosa fornisce questo test? Ci aiuta a capire se noi abbiamo un sistema preferenziale che viaggia di più attraverso la vista piuttosto che attraverso l'udito, piuttosto che attraverso la parte sensoriale. Ho scoperto che questi studenti eccellenti non avevano un'intelligenza superiore, un talento fuori dal comune, una motivazione esagerata. Insomma, non avevano nulla di straordinario, ma semplicemente un'organizzazione ed un approccio fuori dall'ordinario.